Amici del canale YouTube, bellissima la Torre di Bari. Ci troviamo, guarda caso, proprio nella spiaggia che sta a destra della Torre di Bari, a Bari Sardo, chiamata anche la spiaggia delle donne questa. È una spiaggia profondissima e quindi, essendoci anche un pochettino di condizione, ci divertiremo a vedere come, che tipo di assetto possiamo adottare quando c'è una spiaggia con un gradino molto pronunciato, a tratti anche ciottoloso, comunque con questo mare già un pesce da 2-3 etti potrebbe essere impegnativo, quindi ci divertiremo a vedere prima di tutto se ci sono i pesci e poi a vedere come cercare di catturarli senza perderne neanche uno o perdendone il meno possibile. Iscrivetevi al canale, capito? Mentre montavo, mi ha avvisato Daniele che stava mangiando. Bravo Dani, sta imparando. Vediamo adesso quando arriva il gradino che tipo di cosa esce. Io non sento ancora niente. Eccolo qua, eccolo qua. Ehi, una bella mormora sulla arenicola, un po' insolito per essere le, non so neanche le 3 del pomeriggio, quindi arenicola, una media distanza, se la taglia aumenta un pochettino può iniziare a essere complicato levarle e farle uscire da questo gradino e allora vedremo come risolvere il problema. Questa mormora era talmente vicina al gradino che ho fatto forse 4 giri di mulinello ed era già fuori. Ho visto solo la lenza in bando e la taglia è discreta, quindi adesso vediamo come mi sono organizzato le canne per cercare di capire che pesci ci sono, che taglia di pesci ci sono e come mi sono organizzato soprattutto con le misure degli ami e con la lunghezza dei braccioli per impostare, per cercare di avvicinarmi il più possibile all'impostazione ottimale per questa spiaggia. Eh sì, è di nuovo in bando. Però stavolta mi sa che stavolta mi sa che è andato liscio, sì. Allora, va bene. Almeno incominciamo a vedere un pochino come mi sono organizzato. Perché in acqua ho messo diversi assetti, sì. Ha mangiato qualcosa, qui il coreano è stato mangiato. C'è la tipica polpetta di quando rimane dentro la bocca del pesce. E poi, evidentemente, ha sputtato o si è slamata, per carità. Qui ho una montatura con 3 braccioli da 70 centimetri. Penso che si riesca a vedere la bandiera. Ed è fatta in modo che il bracciolo più in alto non tocca l'aggancio con lo shock leader, così rimane proprio pulito e lavora perfettamente. Con questa configurazione, con i braccioli più corti, qua siamo a 75 centimetri più o meno,
Ovviamente faccio una pesca ravvicinata perché comunque un po' di onda c'è, un po' di corrente, bisogna che i braccioli siano abbastanza corti, mettere braccioli da 1,20 m sarebbe rischioso. Il diametro che sto utilizzando è 1,020, per ora si sta comportando benissimo. Quello che ho variato, e lo vedremo quando recupererò anche le altre canne, è anche la dimensione dell'amo, perché mentre qui ho messo un amo del 10, questo è un Aberdeen, questo amo si chiama F31 Surf, ho messo ami del 10, ma nella canna a fianco ho messo ami dell'8, perché se, come penso io, le mormore sono di una discreta pezzatura, è facile che in un gradino così ripido si slamino, quindi preferisco avere un amo più grande piuttosto che un amo piccolino. Poi vediamo anche il discorso delle esche. Allora, questo è un controllo per vedere un pochettino la differenza di assetto. Prima abbiamo visto la configurazione corta. Con questa canna invece sto usando un triplo 110-115, siamo lì. Penso che si riesca a vedere la bandiera. Ecco, questa canna, questa è la canna con cui ho preso il primo pesce, la prima mormora. Gli ami sono diversi. Qua ho un Crystal, è un 10-120N, la misura è 8. E in questo caso cosa ho fatto? Ho mischiato le esche, ho messo coreano arenicolo nel centro e poi ho messo un bracciolo a galla, perché ovviamente qua devo vedere se ci sono le mormore, se ci sono le orate, se ci sono le lecestella al calasole, vedere se ci sono le occhiate. E questo si può ottenere in diversi modi, sia mettendo l'esca a galla o a fondo, ma anche selezionando i diversi tipi di esche. Quindi per le oratelle, per esempio, io ho messo anche qualche gambero a bagno. Io sono sempre lì con un occhio alla canna, ho messo il gambero sulla canna più leggera proprio per complicarmi la vita. Però allora, questo ultimo, questa configurazione lunga, bracciolo del 22 sotto per resistere un pochettino di più a eventuale corrente e al gradino, che comunque è molto ciottoloso, e bracciolo del 20 nel mezzo e in alto. E poi andiamo a vedere come ho organizzato la canna per che sto dedicando all'innesco del gambero. Ovviamente mi sono dimenticato di far notare come la montatura fosse priva di grovigli, fondamentale. Zero grovigli, presentazione dell'esca massima e probabilità di cattura elevata. Il bello di andare in giro per la Sardegna a fare, a pescare un po' di qua, un po' di là, è che comunque ritrovi sempre tanti vecchi amici. Nicolai è uno di questi, uno che comunque di pesca sa che cosa vuol dire anche, se, anche nel mondo agonistico, e io ne approfitto subito per chiederti, visto che tu sei qua di casa, sì, qui che prede possono uscire? Ma guarda, con queste condizioni può uscire qualche mormora, potrebbe uscire anche qualche sarago, anche se poi ho saputo che hai innescato l'anguilla, niente di strano che al calar del sole, al cambio luce, potrebbe esserci qualche bella spigola o anche qualche serra. Ma noi infatti siamo qui per questo, però era talmente tanta la gioia di rivedere una persona dopo così tanto tempo che ho detto adesso ti infilo anche nel video. Grazie Robby, grazie. Prego, ciao. Grazie.
Quando vi parlavo di utilizzare le esche anche per vedere se c'è qualche tipo di predatore particolare, e mi riferivo anche per esempio al gambero. Il gambero l'ho fatto lavorare prima vicino a un banco di scogli e alghe che c'è a un'ottantina di metri, forse anche più vicino, progressivamente avvicinandolo, ma non ha dato alcun riscontro. Quindi adesso ne approfitto per rinnovare l'innesco e posizionarlo nel primissimo gradino, dove solitamente nelle spiagge profonde passa il pesce, così vediamo l'innesco del gambero e poi vediamo soprattutto che cosa potrebbe interessare, parlo di specie ittica, un innesco di gambero. La renicola, che era nell'amo alto, è perfetta, ma ci aggiungiamo un altro pezzettino anche lì. Quindi inneschi nuovi, super puzzolenti. Questa è la configurazione corta. Ami dell'8 e braccioli dello 0,20 con questa situazione di corrente non hanno dato problemi, quindi possiamo tranquillamente procedere. Quindi prendiamo un gambero e questa volta lo passo nel lago solo per un pezzo. La parte curva la lascio fuori, ma solo esclusivamente perché la sto lanciando nel gradino, quindi se la lanciassi più lontano, allora questo sarebbe un problema, perché creerebbe quella rotazione che poi rende il bracciolo tutto attorcigliato, e noi ovviamente una situazione del genere non la vogliamo. Quindi solo esclusivamente quando peschiamo nei primissimi metri il gambero lo possiamo innescare con la punta del gambero libera, mentre la parte sull'amo potrebbe anche non servire il filo elastico, però io lo uso per modellare la parte che sta sul gambo dell'amo, per intenderci una situazione del genere. E il coreano, visto che lo sto lanciando vicino, lo inserisco al contrario, ma non perché lo sto lanciando vicino, perché lo sto lanciando in un gradino molto profondo e che fa molto effetto grattugia, quindi la testa preferisco che stia sulla punta dell'amo, che si presume sia l'ultima a rimanere sul bracciolo. E adesso un bel ground a un metro, no, un lancio veramente comodo, a un metro, e vediamo cosa succede. Anche troppo lontano. Bene, manca all'incirca un'ora e mezzo, forse anche due, prima che arriva il calasole. Abbiamo già fatto due mormore, quindi già più movimentato per essere una pescata in diurna. Adesso arriva il momento di prepararsi, cioè io sono già pronto, però come sapete mi piace far vedere i particolari tecnici della strategia di pesca, e quindi abbiamo detto che questa è una spiaggia molto profonda, c'è un habitat qua intorno che lascia intendere la presenza di occhiate. Abbiamo promontorio, rocce a sinistra, rocce a destra e rocce davanti con alghe, l'abbiamo visto anche col drone. Quindi che problema c'è? E uno dice, vabbè, le occhiate si pescano
comodamente, metti a galleggiare un coreano, un flotter luminoso e il gioco è fatto. Alt. Il gioco è fatto sino a un certo punto, perché nelle spiagge molto profonde, per tirare su l'esca, bisogna fare i conti anche con la corrente. Quindi, anche mettere un bracciolo super lungo, può anche darsi che per via della corrente il bracciolo rimanga comunque steso. Quanto più lo allunghi, quanto più rimane basso, ma sempre spostato sempre più su un lato. Quindi, per cercare di farlo galleggiare il più possibile, la soluzione è quella di utilizzare il filo sottile. Filo sottile che è un po' una controindicazione. Se arriva un'occhiata da 3-4 etti, uno 0-16 potrebbe essere un po' a rischio. E noi corriamo ai ripari, perché intanto riusciamo a mettere un coreano a galla con un flotter luminoso a un'altezza decente e vediamo come. Quindi legherò lo 0-16 a un amo, stando attento a lasciare il col nodo uni, lascio il baffo particolarmente lungo, 2, 3, 4 giri sono anche più che sufficienti, e lascio il baffo molto lungo, quindi chiudo l'uni come ho sempre spiegato, dopodiché gli faccio la brillatura sfruttando il baffo. Quindi prendo i due lembi, li ruoto in senso contrario ed ecco che si forma la trecciolina, inizia a formarsi, la vedete? Ecco, ovviamente io continuo, la faccio un pochettino più lunga, la chiudo con un nodo semplice e poi taglio il baffo. In questo modo avremo, ups, il vento fa la sua parte. In questo modo avremo una parte l'amo col bracciolo super sottile e la parte vicino all'amo raddoppiata, rinforzata. Poi prenderemo uno di questi flotter, ma io adesso non ho bisogno di farlo anche qua perché ce ne ho già una folta a schiera già pronti, di tutte le forme, ovali, grandi, piccoli, tondi, ma tutti rigorosamente luminosi. Quindi stanotte vedremo anche quanto sono luminose queste soluzioni. Guardate quanto è in bando la lenza. Io me ne sono accorto perché c'è un pezzetto di plastica qua che sventola e mi ha dato l'idea. Ok, questo lo metto in tasca perché inquina. Adesso vediamo cosa si è attaccato, perché ho lanciato veramente in prossimità del gradino, come vi ho detto prima. Sì, è anche bella arrabbiata. La taglia delle mormore è praticamente simile. Guardate come si è agganciata, la stavo per perdere. Un pelo di labbro proprio. Dopo mezz'ora il gambero è praticamente intatto, quindi dopo 3 ore di pesca con un gambero posizionato vicino agli scogli, vicino alle alghe, vicino al gradino, non ha sortito effetti, diciamo che possiamo anche metterla da parte come esca e puntare su altre esche.
State assistendo in diretta alla tipica mangiata del calasole. Più tira e più la lenza si mette in bando. Adesso sta toccando praticamente terra e quindi è giunto il momento di vedere. No, non c'è rimasta. Controllo esca. Era un pesce piccolo, perché la cima si piegava, ma era la Legering. Vediamo un po' su cosa stava mangiando. Stava giocando con questo coreano. Questo è integro. Quello è integro, sì, sul coreano. Va bene, glielo rimetto così com'è. Ecco, quando succede così, adesso può anche darsi che sia stato un caso, non c'è problema. Però se risuccede, se dovesse risuccedere, immagino che tanti pescatori di questi che guardano i nostri video avranno avuto a che fare con mangiate e non ci rimane, mangiate e non ci rimane. Allora, il metodo, quando c'è una situazione del genere che si ripete più volte, almeno quello che adotto io, è quello di aumentare il peso del piombo. Non a caso su questa canna ho 75 grammi, mentre su tutte le altre ho dai 100 grammi ai 125, 130 grammi in su. Quindi questo è l'unico assetto ultraleggero che, se mi dà altri segnali e non ci rimane, allora tac, salgo da 75 a 100 grammi e vediamo se mi dà qualche... se risolve il problema. Se poi non si risolve il problema, ci sono altre strategie, ma prima facciamo verificare le cose e poi le spieghiamo. Ma mi sa che il problema qui non è il piombo troppo leggero ad aumentare, qua mi sa che siamo alle prese con un microbetto. Onestamente io per prendere pesci così gli ami del 12, del 14 non li metto, preferisco tenere gli ami dell'8 e cercare di prendere prede buone anche da mangiare magari. Sì, secondo me è proprio piccolo. Ripristino l'esca e lancio un pochettino più lontano, così evito di rischiare di prendere pesci piccoli. Non riesco a capire, sì, mi sa che c'è. Che roba è questa? No, vabbè. No. Questa, come ha fatto a ingoiare l'amo che sto usando? Vabbè, l'unico modo. No. Questa è troppo piccola, sotto misura. Questi pesci non si tengono. Cioè, abbiamo iniziato con i pesci grandi e adesso che è calato il sole, che c'è il buio e in teoria arrivano quelli più grandi, si stanno rimpicciolendo i pesci. Speriamo di no. Oh, allora, stavo giusto dicendo, ma le occhiate? Abbiamo fatto vedere tutto il coso, il bracciolo sottile, luminoso, eccetera. Le occhiate dove sono? Oddio. Diciamo che questo posto è rinomato per occhiate più grandi di queste. Questa, questa è più grandetta. Però
è anche vero che insomma è appena sparita la luce, quindi adesso magari proviamo a mettere dei coreani più grandi, magari attirano le occhiate un pochettino più grandi e danno un po' di verve a questo finale notturno qui alla torre, a fianco alla torre di Bari Sardo. A rinneschiamo. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere la luminosità di queste sfere. Adesso lo illumino semplicemente con la mia super lampada LED Lancer. E questo è il potere, anzi c'è ancora un po' di luce, magari si vede ancora poco, però quando si parla di luminoso, una illuminata la do anche al piombo. E via con le occhiate. Mi sono voluto sentire un po' di mangiate canna in mano, visto che ho messo l'assetto per le occhiate luminoso a galla, l'ho messo anche nella Legering, perché ho detto magari becco qualche bella occhiata sulla Legering, però mi sa che l'andazzo è come quello di prima. Uno e due. Vediamo un po' qual è la più grande. Questa. Allora facciamo vedere questa che è la più grande. Ecco qua, facciamo vedere la più grande, così facciamo più bella figura. Ma l'assetto è sempre lo stesso. Bracciolo molto sottile, 0,16, un bracciolo da 1,10 m, 1,15 m, un coreano abbastanza piccolino, la brillatura. Perché è pesante? Ah, diciamo che un piombo da 150 grammi con queste occhiatine da 100 grammi non è proprio indicato, cioè non riesco proprio a sentire, cioè troppo peso. Adesso abbasso il peso del piombo, magari per avere anche più sensibilità, però non riesco ad alzare la taglia delle occhiate. Non ci riesco proprio, ho messo anche coreani lunghi il doppio, niente da fare. Provo a cambiare fascia, adesso questo lancio lo faccio proprio in prossimità degli scogli dove ho incagliato oggi pomeriggio, e vediamo se lì sono un pochettino più grandi. È una bella spioma. È che con la Legering con la Legering è sicuramente più divertente. Vediamo cosa c'è. Anche perché adesso arriva nel gradino e sicuramente si incavola. Eccola qui, le occhiate che dico io. Queste sono le occhiate d'Italia. Decisamente tutta un'altra cosa. E con la canna da beach legering, queste occhiate sono una goduria. Vediamo un po'. È troppo divertente con la canna leggera.
irresistibile. La configurazione è irresistibile. Coreano, flotter luminoso e le occhiate ci cascano. Qua temo che ci sia un'altra attività occhiatifera. Tra l'altro c'ho anche l'altra canna che sta mangiando, vabbè. Allora, adesso vediamo cosa c'è qua. Un'altra occhiata. Dai. Caruccia. C'è anche l'altra canna che sta mangiando. Facciamo così. Se non è un'occhiata, finiamo qua la puntata e ne approfittiamo. Se è un'altra occhiata, chiudiamo la puntata perché ne abbiamo fatte troppe. Andiamo a vedere l'altra canna, dai. La lenza è ultra in bando. Tra l'altro nel frattempo si è fermato il vento e c'è un caldo micidiale. Boh, niente di particolare. Comunque diciamo che adesso leviamo questa pesce, gradino. Ah, attenzione, era una mormora. Bella, anche questa presa per un pelo sul labbro. Incredibile, incredibile quanto queste mangiate siano ricorrenti. Mangiate intendo proprio prese per un pelo. Comunque io pensavo fosse l'ennesima occhiata. Io confesso che sto iniziando a smontare perché quello che si poteva far vedere da questa spiaggia l'abbiamo fatto vedere. Il gioco delle esche, andare a pesca con tante esche è importantissimo perché siamo venuti qui con la convinzione di fare mormore e orate, quindi avevamo la renicola e avevamo il gambero. Però poi le mormore sì, qualcuna è uscita, orate non se ne sono viste. Il gambero non ha dato risultati e allora si gioca con altri tipi di esche. Il verme, per esempio l'anguilla non ha dato nessun risultato, il trancio non ha dato nessun risultato. Però si gioca con l'esca a fondo, l'esca a galla, a galla luminoso, a galla non luminoso. Qui, bene o male, sono riuscito a trovare una chiave di lettura di questa spiaggia che ha consentito un po' di divertimento, qualche cattura, qualche spunto tecnico, però adesso è inutile fare 600 occhiate perché qua se uno si mette a fare il ritmo potrei fare una puntata per garisti e vedere in quanto tempo si arriva a fare, in quanto tempo uno ci impiega a fare, che ne so, 50 occhiate. Non ha senso, sarebbe uno spreco di risorse del mare esagerato. Ci accontentiamo di questi pesci che comunque ci hanno dato una mano a dare spiegazioni tecniche e a questo punto, siccome ve l'ho detto solo una volta, ve lo ricordo, siccome voi siete già iscritti, però voi, no tu, l'altro, tu stai guardando il video e non sei iscritto nel canale. Quindi iscriviti, attiva la campanella e diventiamo sempre più numerosi. Ciao!